Abbiamo ancora la riduzione dell'ICI a 5 per mille. Si tratta di altri 200.000 euro. Chiaramente sono bazzeccole, soprattutto se a dircelo sono quelli che l'hanno portata a 7 per mille. Così pure la riqualificazione del centro storico, arredo urbano e tutto quanto, diciamo 200.000 euro. La ristrutturazione dell'ex macello, l'ex scuola agraria, l'acquisto della proprietà Lupo. A parte il fatto che non è pensabile fare interventi pubblici sulla proprietà privata. Bravo! Diciamo altri 350.000 euro. E l'ultima perla, per chi va a contrarre un mutuo, una quota degli interessi se la colla l'amministrazione. Ora, questo è un valore indefinito, non è quantizzabile, ministro. È assolutamente irrealizzabile, a meno che gli amministratori non mettono di tasca loro i soldi per dare questo negozio. Ma diciamo che abbiamo affrontato solo il centro storico del programma della lista di centrocinque e siamo già arrivati a circa 1,5 milioni di euro. Ora mancano ancora le frazioni, le case sparse, l'ambiente ex urbano, le attività produttive, la cultura. Vi posso assicurare che la cifra diventerebbe esorbitante. Ora questi fondi dovrebbero essere reperiti dalla regione, alla provincia, alle comunità montane e alla comunità europea. Ma sapete quanto negli ultimi 4 anni gli stessi personaggi hanno reperito dagli enti che citano? 350.000 euro a fronte di una previsione di spesa per i prossimi 5 anni di circa 2 milioni e mezzo di euro. Ora io suggerirei più che altro di cambiare il motto di quella lista, da fatti e non parole a sogni e parole. Non è necessario cambiare, l'abbiamo già detto, è necessario cambiare. Ai cittadini della Terra dico, la nostra lista vi offre un'alternativa, prospettandovi un programma, un progetto che è una via di uscita dal degrado economico e culturale in cui ci troviamo. Un'amministrazione trasparente e innovativa che riporti Atella ad essere un posto dove vale la pena vivere, dove vale la pena operare, dove vale la pena investire. Pensiamo che gli atillani abbiano ormai capito quando sia netta è decisiva la scelta che faranno il 13 e 14. Da una parte c'è la ripetizione di un passato conosciuto. Dall'altra l'investimento sul futuro. La possibilità di voltare finalmente pagina e di tornare a crescere insieme. Aiutateci a realizzare questo progetto. Ora per concludere vorrei dire, Pasquale Ciani nella prefazione al suo opuscolo scrive: al candidato sindaco Roberto Telesca e ai candidati della lista di centrosinistra affidiamo il nostro presente e il nostro futuro. Ecco, per me queste parole sono come un macigno. Bravo. Ma mi riempiono anche d'orgoglio e di responsabilità. Quindi vi dico, affidateci il presente e costruiamo insieme il futuro di Atella. Grazie. Go!
Grazie ancora. Ora passo la parola al segretario regionale del Partito Democratico, Piero Vacolazzi. Buonasera. Buonasera a tutti, io sono contento di chiudere la campagna elettorale, questa lunga, straordinaria, bella campagna elettorale qui ad Atella, per dare forza, energia e per costruire insieme a voi quella che sarà nelle prossime ore la grande vittoria di Roberto Telesca, che voglio ringraziarlo perché è un po' come Veltroni, è mite come Veltroni, è competente come Veltroni, è saggio come Veltroni, ha tutte le caratteristiche anche in un momento particolare di Atella, in un momento particolare della nostra regione, dell'Italia, di poter fornire quelle risposte giuste, quel modo giusto, quello tra la gente, quello che noi conosciamo e abbiamo conosciuto nel nostro impegno politico, quello tra la gente e con la gente, nel costruire le risposte più giuste. E io spero che un giorno le forze moderate che si riconoscono nei Popolari Uniti, le forze laico-socialiste che si riconoscono nel Partito Socialista, che qui sostengono con questo straordinario impegno Roberto, un giorno si possano ritrovare tutti insieme in una straordinaria casa dei riformisti e dei moderati, che possa ancora di più rafforzare questa spinta verso il cambiamento. E c'è una ragione in più che riguarda questo territorio, che riguarda la nostra regione. Si è cominciato a parlare finalmente, grazie a Walter Veltroni, di Mezzogiorno e di Sud. Guardate cittadini, non c'è un destino positivo della nostra regione e della nostra area se non ritornerà al centro il Mezzogiorno d'Italia nelle scelte politiche nazionali. Perché questa Basilicata, l'area nord di questa Basilicata, la sua capacità di aver visto in questi anni l'area industriale qui ad Atella, l'area industriale di Melfi, la capacità di vedere sostanzialmente una risposta positiva per creare quella buona occupazione che oggi dobbiamo saper difendere, così come il governo regionale sta facendo insieme ai sindacati e insieme all'impresa per gli operai della filatura di Vitalba e per gli operai dell'ex Parmalat, oggi Mister Day. Insomma, quest'area può vivere una grande e straordinaria centralità se il Mezzogiorno sarà la scelta del governo nazionale. Non sarà né Bossi da una parte e né Cuffaro né Lombardo dall'altra a poter garantire che in questo territorio, lo voglio dire all'onorevole Pagliuca, che in questo territorio si possano costruire condizioni di sviluppo. E qui, in questa coerenza e con questi programmi, serve un sindaco come Roberto Telesca, come Roberto che può dare quelle condizioni, quella spinta anche di rinnovamento. Voglio chiudere con questo messaggio, visto che mi resta un minuto. Roberto, quest'anno anche ad Atella voteranno per la prima volta i ragazzi che sono nati nel 1989, anno in cui è caduto il muro di Berlino, anno in cui si è misurata la fine del mondo diviso in blocchi, degli scontri politici tra famiglie politiche che pure hanno fatto grande il nostro paese. È finito quel tempo, lo vorrei dire a alcuni nostri ex amici, anzi vorrei dire qui sta la storia della sinistra, del riformismo della sinistra, anche qui sta la coerenza, perché qui stanno le democratici e i democratici, qui sta il Partito Democratico, i simboli, le persone, le bandiere stanno qui, uniscono quella storia grande e straordinaria di questo paese. Quella ragazza che oggi ha 19 anni, che vota per la prima volta, vuole vedere qualcosa che cambia, qualcosa che si rinnova, un progetto politico nuovo, perché ha bisogno di riconoscere nella politica, nelle istituzioni, qualcosa che è in movimento, perché deve rendersi credibile questo movimento accompagnandolo verso il futuro. E allora io credo che la scelta del 13 e 14 aprile qui a Atella, con sindaco, sarà sindaco Roberto, potrà portare questa grande scelta. Voi potete dare quella marcia in più, questo calore, questo straordinario calore può dare una marcia in più. Ce la faremo in Italia e ad Atella. Viva Roberto, viva Atella! La manifestazione continua con il segretario regionale e con il consigliere Pittella.